Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. Finalmente siamo tornati col Feminist Friday dopo qualche tempo, ma davvero scrivere questi video è forse la cosa più complessa del canale perché devono essere precisi. Io amo dare delle fonti e amo essere sempre puntuale in quello che vi dico. Quindi, insomma, richiede abbastanza lavoro, anche se sono i video meno visti, ma questo mi interessa proprio il giusto. Però cerco sempre di fare un qualcosa che abbia valore e che dia le informazioni più corrette. Quindi, insomma, è per questo che per un po' non li abbiamo visti. In ogni caso, oggi vi parlo di un tema molto importante, molto delicato e parecchio controverso. E stiamo parlando della cultura dello stupro o rape culture. Partiamo come sempre dalla definizione, ovvero che cos'è la cultura dello stupro? Viene usato questo termine per descrivere e analizzare una cultura, una mentalità, ma in cui lo stupro e la violenza vengono normalizzate, giustificate e a volte anche incoraggiate. La rape culture, che banalmente non è una cosa così lontana da noi, ma in alcuni versi proprio è permeata nella nostra società, soprattutto per quanto riguarda la violenza e per tanti altri aspetti che vedremo dopo, comunque deriva un po' anche dall'idea molto molto distorta che la sessualità in qualche modo debba avere a che fare anche con la violenza e che in qualche modo nella violenza ci sia un aspetto affascinante, a volte addirittura sexy, e che la sessualità di per sé sia vista come violenza. Se è una scelta, è ovviamente lecito. Chiunque deve vivere la propria sessualità secondo quello che gli dà maggior soddisfazione. Ma il problema è quando non c'è la possibilità di scelta, è quando la sessualità violenta viene imposta. Dalla rape culture deriva anche una sensazione costante di pericolo, di allerta e di necessità di proteggersi dalla violenza, che soprattutto ovviamente colpisce le donne. Quindi io già ve ne accennavo nel video Sono stanca di avere paura, che vi linko giù nell'info box, ed è praticamente quello che potrebbe venire definito questa sensazione costante di paura, una sorta di terrorismo psicologico ed emotivo. Il terrorismo fisico, di imposizione fisica, che colpisce ovviamente sia dal punto di vista psicologico che emotivo. Per spiegarvi però meglio la rape culture, che cosa coinvolge, che cosa vuol dire effettivamente normalizzare la violenza, include chiaramente un sacco di battute su anche lo stupro o sulla violenza o sul consenso. Pensate solo a quante volte magari avete sentito dire in film, per strada, tra i vostri amici, era così sbronza che me la sono fatta. È agghiacciante perché se era così sbronza, forse non era il caso di. Però, ad esempio, dei modelli e degli esempi che vengono diffusi tramite i media, la pubblicità che incita alla sessualizzazione delle donne, come se fossero ovviamente oggetti, e che in qualche modo normalizzano anche la violenza sulle donne, l'oggettificazione, la coercizione sessuale, oppure pensate anche solo a quante volte i media e la nostra società si concentra sulla vittima, ma non nel senso di riuscire a capire come la vittima supererà questo trauma, magari, ma piuttosto come la vittima ha delle colpe, quindi la colpevolizzazione delle vittime, come se fosse giusto che sia la vittima a pagare le conseguenze, perché qualcosa di sbagliato lo deve aver fatto. Pensate anche ai processi, alle sentenze che leggiamo questa settimana, perché non stiamo parlando di 20 anni fa, 30 anni fa, l'anno scorso, stiamo parlando di tutti i giorni. Questa settimana un processo che è sotto gli occhi di tutti perché coinvolge un ex figura di rilievo nel campo calcistico, le accuse sono dovute cadere perché la vittima è stata dichiarata dal giudice troppo vecchia per avere paura. Questa cosa avviene all'ordine del giorno. E pensate solo a come la stampa si concentra sempre sulla vittima, che indaga ed eviscera il passato della vittima. Cioè, pensate a quante volte avete letto come era vestita, quali erano le sue abitudini sessuali. Della vittima sempre, non della persona che invece
ha commesso la violenza o delle persone che hanno commesso la violenza, perché a volte ci sono dei gruppi di persone che commettono violenza su un'unica donna o su più donne. Un po' sentirsi dire lei se l'è cercata, si è messa in quella situazione, come se aveva bevuto troppo, aveva assunto droghe. Questo non sono giustificazioni e non sono attenuanti. Uno stupro è uno stupro anche se una ragazza è ubriaca, è uno stupro anche se una ragazza è sotto effetto di sostanze stupefacenti. E oppure quando ha detto no era già troppo tardi, come se dire no anche a rapporto iniziato valga meno. Oppure ha detto solo basta ma poi è stata zitta, non si è ribellata, non ha cercato di divincolarsi. Oppure, perché questo porta tutta un'altra classificazione di che cosa sia lo stupro, non c'è stata penetrazione. Come se lo stupro effettivamente sia solo ed unicamente, la violenza sessuale avvenga solo e unicamente tramite un rapporto sessuale, come se il rapporto orale non venisse considerato, come se la violenza fisica non facesse parte di questa categoria e come se non ci fossero altri modi per violentare sia psicologicamente che sessualmente una persona. In altri casi, ad esempio, lo stupro viene nettamente sminuito come una questione di istinto. Perché il maschilismo porta anche a queste cose, nel senso a considerare che l'uomo sa da essere uomo, l'uomo, la mascolinità deve essere estremizzata. E secondo me sminuire lo stupro a una questione di istinto lede soprattutto la figura dell'uomo, che sembra quasi un animale che non ha controllo e che non può trattenersi dai propri istinti e che li segue pedissequamente perché non può bloccarli e che non ha fondamentalmente capacità di intendere e di volere come una persona senziente. Invece un uomo è una persona senziente in tutti i casi. Poi che alcuni siano più guidati dall'istinto sessuale in certi casi è un altro paio di maniche, ma non andiamo a sminuire le persone, non si sminuisce nessuna persona, che sia donna, uomo, perché ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e bisogna prendersi un po' le proprie responsabilità. Proprio per questo c'è da guardare l'altro lato della medaglia, ovvero quello delle vittime. Spesso viene sminuita la loro storia, spesso viene sminuita la loro persona e soprattutto il loro campo emotivo, le loro sensazioni, quello che provano e quello che per loro è un trauma che si porteranno fino alla tomba, perché uno stupro non si dimentica. Si può psicologicamente cercare di superare e vivere la propria vita comunque, ma c'è una percentuale di suicidi altissima, perché convivere con uno stupro non è una cosa semplice e soprattutto è difficile andare avanti, perché è una cosa che non se ne va mai. La cosa che mi fa arrabbiare tantissimo è che spesso vengono proprio analizzate queste persone che sono delle vittime, che sono loro le vittime dello stupro, e poi viene fatto tutta un'analisi del fatto che se sia possibile o meno che questo sia avvenuto, perché magari sono troppo grasse, sono troppo magre, sono troppo alte, sono troppo basse, il loro fisico va bene, non va bene, sono brutte, sono bianche, sono nere, sono malate, sono bla bla bla. Non esiste nessuna categoria che è immune dallo stupro, nessuno è troppo qualsiasi cosa per essere stupro. Chiunque può essere una vittima, perché lo stupratore non guarda in faccia a nessuno, non sta lì a guardare che taglia portate, non sta lì a guardare che fisico avete o se siete meravigliose, perfettamente truccate. Non è interessato a chi siete come persona, quanto a imporre la propria fisicità e dominare la vittima rendendosi e sentendosi superiore. Kate Millett, che ha scritto proprio un saggio che riguarda, si chiama Sexual Politics e indaga come anche nella sessualità ci siano elementi politici, perché ci sono scale gerarchiche, e dice che nello stupro le emozioni di aggressione, di odio, di disprezzo e il desiderio di superiorità e il desiderio di spezzare o violare una personalità assumono una forma appropriata alle politiche sessuali, cioè non è tanto quello che stai facendo, cioè non è con chi lo stai facendo, è proprio che tu vuoi spezzare qualcun altro, perché così ti sentirai superiore. Questo è quello che avviene in tantissimi casi. Io dopo, comunque, giù nell'info box vi cito un sacco di fonti, numeri, non numeri, articoli, saggi, eccetera. Se volete andare ad approfondire,
fatelo, perché sono molto interessanti, agghiaccianti anche allo stesso tempo, purtroppo, ma ve lo consiglio caldamente. Per farvi capire quanto la rape culture fa parte di tantissime comunità, penso alla nostra società, eccetera, eccetera, pensate che non può avvenire solo al di fuori delle coppie, può venire anche all'interno di una coppia, addirittura all'interno delle coppie sposate. Pensate quante volte si parla di doveri coniugali. Se noi prendiamo un esempio di una coppia anche sposata, eccetera, magari anche da tanti anni, eccetera, e pensiamo che il dovere coniugale vada dato per assodato, in realtà stiamo parlando di uno stupro, quando questi rapporti non sono assolutamente consensuali, quando una delle due parti non vuole assolutamente, questo ovviamente riguarda qualsiasi coppia di qualsiasi genere, quando una delle due parti non ha voglia, non vuole, non ne sente la necessità, perché ogni rapporto in quel caso è forzato, non è un qualcosa di spontaneo e che è una scelta chiaramente, quindi è consensuale. Ricordiamo che il sesso non è un diritto del vostro coniuge, perché voi non siete oggetti che sono stati dati in regalo al vostro coniuge, è stata una scelta di entrambi di formare una coppia, almeno spero, e comunque questa cosa è una di quelle mai dette, comunque una di quelle cose di cui non si deve parlare. Comunque la rape culture è talmente una bolla ampia che coinvolge davvero tantissimi aspetti e tantissime cose che avvengono nel nostro quotidiano. Addirittura Jackson Katz, che è uno studioso che si studia gender e studia soprattutto i rapporti di potere gerarchici all'interno delle coppie, tra di tanti studi, dice che questa rape culture non è solo dannosa ovviamente per le donne e per le vittime di violenza, perché tra le vittime di violenza non ci sono chiaramente solo le donne, ci sono tantissimi uomini che non denunciano, anzi ancora di più delle donne, se già le donne denunciano pochissimo, che si parla di una percentuale inferiore al 20% di stupri denunciati o di violenze denunciate. Quindi immaginatevi in una cultura che è molto maschilista, che sicuramente deve difendere un'immagine dell'uomo affermato e potente, quanto sia ancora più difficile forse per gli uomini denunciare una violenza e quanto poco supporto ci sia. Io su questo sono assolutamente paritaria, per me una violenza che riguardi una donna o che riguardi un uomo. È vero che la maggioranza degli stupratori sono uomini e su questo è un dato che non ci piove su questo dato. Comunque vi dicevo, Jackson Katz, che è uno studioso che si occupa di gender, dice che questa cultura non è solo dannosa per le donne, perché ovviamente diventano vittime e che subiscono tutti i giorni, soprattutto quella che viene percepita come paura della possibilità di essere attaccate, stuprate, violentate, ma lo è tanto anche per gli uomini, perché causa loro dei danni psicologici, perché si sentono limitati nell'espressione della propria personalità, perché la loro personalità singola, quindi la persona che sono, è subordinata a un'idea più grande di quello che dovrebbe essere il loro ruolo, quello che dovrebbe essere il maschio, perché è un'idea di genere. Anche in questo caso si parla di stereotipo di genere. E quindi l'idea che tu non puoi essere te stesso, non puoi perseguire quelli che sono i tuoi ideali ed esprimerti liberamente, perché comunque devi sottostare a questa cultura dove sei invitato a condannare magari meno lo stupro, a vederlo come una cosa, ma vabbè, passeggera, oppure ma stavano solo scherzando, i ragazzi sono ragazzi. Quindi capite che non è una cosa che riguarda solo le donne. Adesso però ovviamente vorrei anche entrare nello specifico. La critica maggiore che viene fatta alla cultura dello stupro e al concetto di cultura dello stupro è che in qualche modo anche questo concetto giustifica o attenua, allevia le colpe personali dei violenti, di chi questi crimini li commette, indirizzando il problema a un fattore culturale e non alla persona singola. Ovviamente secondo me, ma questa è un'opinione personale, quindi questo non è un dato oggettivo, i fattori sono tanti. È vero che quando si parla di un movimento culturale poi le colpe del singolo vengono un po' alleviate, ma ciò non toglie che se questa cultura continua a persistere, tutte le persone che ne fanno parte, che ne vengono permeate, continueranno a pensarla a questo modo e ad agire in tal senso. Quindi finché una persona non si libera di questa, che è una scelta, perché la cultura del boys will be boys, la cultura del ma aveva la minigonna, non sono cose delle quali non ti puoi liberare o delle quali non puoi imparare nel corso degli anni a vederle in modo diverso.
Questa è una piccola parentesi personale. Fatemi sapere magari voi cosa ne pensate. E tanto che, ad esempio, io sento spesso la frase non sembra uno stupratore, no, ma lui non può averlo commesso, sembra un bravo ragazzo. Come se, cioè, l'identikit dello stupratore fosse quello col cappuccio che sta nell'angolo, un po' viscido, un po' inquietante. Assolutamente no. Uno stupratore può essere chiunque. Chiunque abbia delle pulsioni che non sono ordinate dal consenso. Dato vi invito davvero a vedere anche un po' di dati che ci sono giù, ve lo metto perché sono della United Nations Women, che parlano di dati drammatici, drammatici davvero. In Italia si parla di un sacco di casi di stupro, ma soprattutto si parla delle non denunce, perché noi in Europa non abbiamo neanche dei dati concreti, mentre in Europa il paese che ha davvero il più alto numero di stupri è la Svezia. È anche il numero dove ci sono più denunce, perché in tantissimi paesi europei non viene denunciato, si continua a non denunciare, perché è difficile, perché ne abbiamo parlato prima, pensate a quanti casi giudiziari continuano a indagare sulle vittime. Io penso anche a cosa succede nel nostro quotidiano, quando magari vai a denunciare ti arriva una controdenuncia per diffamazione, perché questo è quello che succede in Italia. Se tu vittima ti fai avanti, spesso il perpetratore ha dalla sua che può farti una denuncia per diffamazione, quindi è davvero molto difficile denunciare qualsiasi tipo di violenza. Anche questo fa parte della cultura dello stupro, perché per anni si è tentato di difendere, arginare, ma minimizzare e ridurre a se i ragazzi sono ragazzi, anche questo problema, anche dalle istituzioni. È veramente difficilissimo, ragazzi, questo discorso è super complesso. Io prima vi cito due titoli che ho letto e che vorrei, e vi invito di nuovo, di uno ne abbiamo già sentito parlare, di un altro ne leggeremo a breve, che analizzano un po' in maniera estremizzata sicuramente, ma che fanno vedere come la cultura dello stupro faccia parte veramente del nostro quotidiano. Il primo è Moxie di Jennifer Matthew, della quale mi avete già sentito parlare anche proprio in un Feminist Friday, e che affronta quello che tutti i giorni può essere una situazione scolastica, quindi un qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto o comunque magari i più giovani di noi continuano a vivere tutti i santi giorni, e magari che noi riportiamo in ambienti lavorativi, perché non è che dopo la scuola finisce questa cosa, purtroppo a volte è anche accentuata in ambienti lavorativi, e fa vedere soprattutto come sia normalizzato il palpeggiamento, il catcalling, quindi il fischiare, il chiamare, l'urlare contro una ragazza e descrivendone, sottolineando le caratteristiche sessuali, e come tutti i giorni sia facile incappare nella cultura dello stupro, che non significa solamente stuprare una ragazza, oppure l'idea di stuprare una ragazza, ci tengo proprio a sottolineare questo concetto. La cultura dello stupro è molto più ampia, è molto molto più radicata, tra l'altro, in concetti basilari come il victim blaming. In Moxie noi vediamo proprio come sia quasi anche facile che figure più adulte o figure che dovrebbero essere poste a difendere le vittime in realtà minimizzino, cerchino un po' di attenzione queste dinamiche, perché in fondo sono ragazzi. L'altro libro del quale vi parlerò anche in una recensione a breve è Nowhere Girls, che mi ha regalato la mia carissima Laz Vams, che ringrazio tutti i giorni per averlo fatto, perché è la storia è molto simile a quella di Moxie, ovvero si parla comunque di un ambiente scolastico nel quale è avvenuta una violenza e dove le persone cercano di far chiarezza, un gruppo di ragazze cerca di far chiarezza e cerca di ottenere giustizia nonostante tutte le difficoltà. E anche qua assistiamo, ovviamente in maniera molto estremizzata, che però credo serva come espediente letterario, a cercare di mettere in evidenza come la cultura dello stupro faccia parte così radicatamente di quello che è il nostro quotidiano, perché queste ragazze affrontano soprattutto quello che è il victim blaming, quindi assistono alla storia di una loro compagna di classe, compagna di scuola, che purtroppo, invece che ovviamente venire sostenuta da chi dovrebbe perché è vittima dello stupro, in realtà diventa vittima proprio dello scherno, del fatto che fosse colpa sua perché se l'è cercata un po' quella cosa, ed è una cosa che capita spessissimo, e come sia facile
è forse più facile difendere chi commette questi crimini piuttosto che sostenere le vittime, che sono vittime. Qualsiasi cosa possa essere successo, se un rapporto non è consenziente, è stupro, in qualsiasi caso. E soprattutto anche se siete alterate da alcol o droghe, non cambia nulla, non lo state chiedendo, non avete chiesto di essere stuprate. E questa cosa, secondo me, questi due libri sono due esempi, uno un po' più magari middle grade, questo sicuramente un po' per giovani adulti, un po' più in là con l'età, lo rappresentano benissimo. Questi due libri fanno un ottimo lavoro, secondo me. Per concludere questo video, la parte un po' più educational, che spero davvero un po' di sostegno a chi dice ma come faccio a combattere la cultura dello stupro? Si può combattere? Secondo me sì, anche su basi quotidiane. E la prima cosa che si può fare è sicuramente evitare noi stessi un linguaggio che oggettivamente attivizza le donne e in generale le persone, perché le persone non sono oggetti. E se sentiamo qualcuno che usa questo linguaggio, un linguaggio sessista, un linguaggio oggettivizzante, non rimaniamo zitti, è una cosa che possiamo fare, possiamo richiamarle, possiamo sicuramente fargli notare che non è una cosa carina da dire quella che stanno dicendo. E se queste persone utilizzano un linguaggio offensivo riguardante lo stupro o un linguaggio sessista, non lasciamo correre, perché la prima cosa che noi possiamo fare su basi quotidiane è una cosa base, è una cosa che è a catena. Meno persone continueranno a usare questo linguaggio, meno persone continueranno a perpetrare una cultura dello stupro. E quando sentite parlare di vittime in TV, quando sentite parlare di vittime vicino a voi, spero davvero che non ci dobbiate mai passare, siate empatici, non iniziate quello stesso meccanismo che vi porta a pensare ma questa vittima ha fatto questo, questo e questo, un po' se lo doveva aspettare, ma in fondo se l'è un po' cercata. Iniziate voi stessi ad essere empatici, a sostenere le vittime, perché è solo così che più persone si sentiranno sicure nel raccontare la propria verità e la propria storia, che è terribile, perché ragazzi, è terribile se una persona viene violentata, non c'è un altro modo di dire, non ci sono attenuanti. Se una persona viene invitata in un hotel per una riunione e poi viene stuprata, non è lei che è stata stupida perché c'è andata. La colpa rimane di chi l'ha stuprata, perché poteva non farlo, non doveva farlo. Non è questa ragazza la colpevole. O non è lei che aveva la gonna troppo corta, perché avere una gonna corta non significa un invito a pranzo, porca miseria. Fate sapere alle vittime che non sono sole, perché ogni vittima vive un dramma terribile personalmente. E anche via internet, se conoscete qualcuno che ha parlato, siate empatici, mettetevi dalla loro parte, non state lì a indagare, farvi treviare dai media. Vi dico solo che quando pensate che qualcuno non dica la verità, nei casi di stupro meno del 3% si rivela infondato. Non conta quando denunciano, se denunciano, eccetera. Pochissimi casi non si rivelano reali. E poi quello che potete fare invece nella vostra vita quotidiana è comunicate sempre con i vostri partner. Fate sapere quando magari non c'è consenso, perché anche quello è una piccola cosa che si può fare tutti i giorni. Se non avete voglia di avere un rapporto sessuale, fateglielo sapere. La mancata comunicazione continua a perpetrare l'idea che ci sia questo dovere coniugale. Non c'è nessun dovere coniugale, perché comunque la sessualità deve essere una scelta, deve essere un piacere, deve essere qualcosa che volete fare, perché lo scegliete. E poi una cosa che vi invito davvero a fare, ma questo proprio in generale, è non stereotipate la mascolinità e la femminilità. Nel vostro quotidiano lo potete fare, createvi un'idea di quello che siete voi, non un'idea di quello che dovrebbe essere la femminilità e quella che dovrebbe essere la mascolinità, quindi l'idea del vero maschio, della vera donna, della vera femmina. Non esiste un'idea del vero maschio e della vera femmina, ma deve essere un'idea propria e personale che ci esprime al meglio nel genere in cui ci identifichiamo. E questo vale per tutti, anche per le persone che non sono nate con il genere
in cui si sentono. E poi una cosa che potete fare è iniziare proprio a percepire e ad analizzare tutte le news provenienti dai media in maniera critica, ovvero che quando vi viene posta la questione di uno scandalo oppure di una sentenza del tribunale o qualcosa che dicono i politici e che vi viene quasi dato per assodato da tanti anni, iniziate a pensare se questa cosa è giusta, se quello che sta dicendo è una cosa che fa parte della rape culture, che potrebbe essere vista come sessista. Analizzate i contesti e i risvolti di queste cose, ma non soffermatevi sulla dichiarazione di qualcuno o se qualcuno pensa una determinata cosa, perché sicuramente così è un modo solo per incentivare e sostenere la rape culture. Direi che per oggi è tutto, perché questo video è stato difficilissimo da girare, mi sento un po' male adesso, giuro, parlare di queste cose mi tocca sempre veramente tanto, e spero comunque che quello di cui ho parlato oggi sia interessante, che possa essere fonte anche solo di uno stimolo per informarsi sempre di più e per ricercare anche solo un piccolo cambiamento nel nostro quotidiano, perché in fondo è quello che fa partire tante cose importanti. Io spero che abbiate anche tanto da raccontarmi giù, se avete opinioni da scambiare mi raccomando scrivetemi, e vi invito ovviamente come sempre a partecipare al Feminist Friday anche su Instagram utilizzando l'hashtag, e se mi taggate o comunque se utilizzate l'hashtag io riposto chiunque posti una foto su Instagram, e mi farebbe davvero tanto piacere vedervi sostenere l'iniziativa sempre di più, perché siamo ormai tantissimi e questa cosa è meravigliosa. Io sono orgogliosissima del venerdì, proprio è la giornata che mi mette più gioia e probabilmente che mi fa sentire più orgogliosa di far parte della comunità di lettori che c'è online. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver trascorso un po' di tempo con me, spero che il video vi sia piaciuto, e noi per questa rubrica ci vediamo venerdì prossimo. Per tutto il resto, al prossimo video. Ciao!